leggete intanto Deuteronomio capitolo 29, versetto 9, fino al versetto 19, però salterò alcuni versetti. Oggi, qua è Mosè che parla al popolo: voi comparite tutti davanti al Signore vostro Dio, i vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri ufficiali, tutti gli uomini di Israele, i vostri bambini, le vostre mogli, la brasiliana, cioè lo straniero che è nel tuo accampamento, da colui che ti spacca la legna a colui che attinge l'acqua per te. Voi comparite per entrare nel patto del Signore tuo Dio, patto stabilito con giuramento, e che il Signore tuo Dio fa oggi con te. E non vuoi soltanto io faccio questo patto e questo giuramento, ma anche con chiunque è qui oggi, anche con chiunque è qui oggi con noi davanti al Signore nostro Dio, e con quelli che non sono oggi qui con noi e che ascolteranno forse da internet. Poiché voi sapete come abbiamo abitato nel paese d'Egitto e come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversate, avete visto le loro abominazioni, gli idoli di legno, di pietra, di argento e di oro che sono fra quelle. Non vi sia ora, se mi fa il giuramento, tra di voi, uomo, donna o famiglia o tribù, che volga oggi il cuore lontano dal Signore nostro Dio per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Non vi sia tra di voi nessuna radice che produca veleno e assenzio in mezzo a noi. Nessuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. In questo modo chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. In questo caso allora il Signore che farà? Non gli perdonerà i suoi peccati, ma in tal caso l'ira del Signore e la sua gelosia si infiammeranno contro quell'uomo, e tutte le maledizioni scritte in questo libro gli verranno addosso, e il Signore cancellerà il suo nome sotto il cielo o sotto, ne sappiamo, nel libro della vita. Qua è Dio che fa attraverso Mosè un giuramento, un patto, dove lui promette di essere il loro Dio che sarà con loro, però a patto di chi? Lui fa questo giuramento che il popolo rispetti anche delle condizioni, cioè che il popolo non si allontani da lui e che non vada ad altri dei idoli, come in quelle nazioni che erano in Egitto andavano. E noi sappiamo l'Egitto attraverso quali dei andava, dei di tutti i livelli, piaceri sessuali, piaceri di soldi sfrenati, potere, ricchezza, soprusi, di tutto e di più, a parte che poi c'erano anche idoli che non avevano a che fare con Dio, che loro adoravano in Egitto. Poi soprattutto ce n'erano di tanti tipi e di tanti nomi. E Dio gli dice: guardati da fare questo e da allontanarti anche da me, perché dal momento che tu ti allontani, questo patto con te si scioglie. Altro che un patto eterno. Dio ci ama e fa un patto, un giuramento con noi, ma se noi vogliamo possiamo uscire dalle sue mani. Io ultimamente l'ho detto, molti descrivono Dio come un Dio buono che alla fine perdonerà tutti. Dio è buono in questo tempo. Dio ha detto: io non sono venuto per giudicare, ma per salvare. Però in Isaia è scritto che lui avrebbe portato la buona notizia, l'anno accettevole, ma anche la vendetta del nostro Dio. Ma se voi vedete, Gesù non ha pronunciato parole di vendetta quando lui era sulla terra, perché questa sarà riservata lì sopra. Dio ha detto: a me la vendetta. Il Signore è lento all'ira, ma noi sappiamo che ha l'ira. C'è l'ira di Dio. Dio è santo ed egli non farà passare il colpevole per innocente. Dio è un giusto giudice, pieno d'amore, ma la persona che nel tempo si è mostrata testarda, dura, ha resistito al suo collo, noi sappiamo per esperienza come ci è finita. E molti, invece di vedere i giudizi che Dio ha mandato anche a Israele, e anche nel Nuovo Testamento vediamo tante situazioni particolari che Dio ha mostrato il suo giudizio anche verso chi era iniquo, Dio non è cambiato. Se noi ci adoperiamo, ci apriamo e facciamo il bene, Dio ci benedice. Ma se noi ci chiudiamo e volontariamente facciamo il male, Dio non ci benedice, perché Dio non butta la perla ai porci. Dio fa grazia solo, come abbiamo detto tante volte, agli umili, ma non ai superbi.
Quindi una condizione importante che in questo testo a me mi ha colpito tanto è stato sul fatto che come se Dio parlava a questo popolo, conoscendo le loro menti, i loro pensieri e quello che loro erano. E gli disse: non vi illudete, perché loro si erano illusi, noi siamo il popolo di Dio, abbiamo Mosè, andiamo in chiesa. Si erano illusi che loro, malgrado però noi facciamo di testa nostra. E qua Dio che parla ha detto: non nessuno dopo aver udito le parole di questo giuramento si illuda nel suo cuore dicendo avrò pace anche se camminerò secondo il mio cuore. Lo sapete quanta gente c'è illusa, convinta che nella ragione, nella verità, e poi un giorno quando comparirà davanti a Dio verrà delusa da Dio stesso? Che si aspettava forse che Dio gli diceva bravo, tu sei buono, hai fatto tutto quello che gli avevo detto, bravo. Invece se non è così, non ci sarà questo. Separerà le pecore dalle capre, quelli in Cristo saranno salvati, quelli che hanno respinto e hanno bestemmiato contro lo Spirito Santo, è scritto che c'è un peccato che Dio non perdona, che la bestemmia contro lo Spirito Santo, e che resiste alla voce di Dio, alla sua parola, e cammina secondo il suo cuore, quindi resiste alla voce dello Spirito Santo e non fa quello che Dio dice, fa di testa sua. Qua il Signore dice: non vi illudete che avrete pace, è solo questione di tempo, fate pure come vi piace a voi fare di testa vostra, non prendete consigli, non seguite Mosè e quant'altri erano lì nel popolo, perché c'erano quelli che erano lì però è come se non c'erano. Il Signore dice: non vi illudete. Io, come dico ultimamente, che a volte alcuni dicono il Signore solo non delude, non è vero, molti in quel giorno avranno la bocca chiusa. Quindi dobbiamo guardarci, fratelli, soprattutto se il nostro cuore sta camminando secondo i consigli di Dio, non secondo i nostri pensieri, perché altrimenti, qua dice, non vi illudete. Chi si illude, cosa subisce dopo? Se pensa che è nella ragione, avrà pace, invece cammina in un certo modo, e poi invece cosa avrà come premio? Uno che si illude di una cosa che è sbagliata verrà deluso. La delusione non è altro che frutto di una illusione, di uno che si è illuso. Allora, se noi ci illudiamo per qualcosa che è vero, sincero, vero, che è scritto, che siamo guidati, non verremo delusi, tranquilli da Dio. Ma se facciamo quello che ci pare e piace, abbiamo il Signore nella bocca e il cuore ce l'abbiamo in altri posti, in altri dei, lontano da Dio, e ora vedremo anche da che cosa, Dio non ci darà la pace. Io dicevo: Signore, ma perché questo messaggio? Perché oggi, fratelli, abbiamo bisogno nei nostri matrimoni della pace. La prima cosa che Dio mette quando viene. Gesù, quando risuscitò dai morti, vi ricordate? I discepoli l'avevano abbandonato qua e là, poi è risuscitato in carne e ossa e si fece vedere da loro. La prima cosa che gli disse e gli portò cosa fu? Shalom Adonai, Amashia. Portò la pace, non guerra, ma grado l'avevano inchiodato, l'avevano abbandonato, Gesù portò la pace. Quando manca la pace, fratelli, in un rapporto, in un matrimonio, ci possono essere tutte cose, soldi, salute, ricchezze, case, tutto, figli, moglie, marito, se manca la pace, fratelli, non abbiamo nulla, siamo poveri, ciechi e nudi. Siamo solo dei poveri illusi. E la pace, fratello, non è qualcosa che uno la prende così e dice: pace, fratello. La pace è un frutto dello spirito che noi vedremo che si manifesta. E non si manifesta solo quando le cose vanno bene, si manifesta anche quando le cose vanno male. Gesù diede la pace a quelli che l'avevano abbandonato. Ora vedremo nel nuovo patto questo giuramento come può essere trasferito, cioè quali sono le condizioni che Dio vuole che noi facciamo affinché questa pace ci sia nella nostra casa, nella nostra famiglia, nel nostro matrimonio, mezzo ai figli, mezzo alle amicizie. Fratelli, questa la parola di Dio non si può chiudere, è troppo grande, è molto profonda. Nessuno può avere pace diversamente di come insegna il Signore.
qualcuno si illude perché è intelligente, è forte, è capace, perché c'ha i soldi, perché sa fare questo o quello, ma alla fine se non hai la pace del Signore sarai deluso. Come ho detto prima, il popolo di Israele, a parte l'esperienza che aveva fatto in Egitto e quindi già aveva sperimentato, diciamo, la schiavitù, 40 anni nel deserto, sperimentò la fame, la calura, anche se Dio non gli faceva mancare niente, con tutto ciò uno vuol dire, ma credo questa esperienza dovrebbe aver imparato la lezione. Invece no. Perché? Perché l'uomo pensa, come ho detto prima, di fare le cose senza Dio. Cosa disse Gesù in Giovanni capitolo 15, versetto 5? Voi senza di me non potete fare nulla. Loro pensavano che senza Gesù lo possiamo togliere di mezzo. Ci mettiamo noi qua, a capo. Vi ricordate i discepoli, vero? Sapevano che Gesù doveva morire, invece di essere vicino a lui, di stare in preghiera, di incoraggiarlo, si facevano panzate di sonno e poi lo abbandonarono. Gesù cosa disse? Voi senza di me non potete fare nulla. Qualcuno ha detto che Dio ci ha creati senza il nostro consenso, ma non può salvarci senza il nostro consenso. Sembra una cosa strana. Dio ci ha creati anche se noi non gliel'abbiamo detto. Però c'è una cosa, che Dio non ci può salvare se noi non accettiamo. Quindi questa è la prima condizione, fratelli, che se vogliamo avere pace, prima che accettiamo Lui, prima Lui ci deve essere. Lui è la prima persona singolare che deve abitare nel nostro cuore. Nel versetto 18 è scritto che in questo modo anche chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. Chi ha bevuto largamente porta a perdizione chi ha sete. Cosa vuol dire? Cioè se tu bevi la parola di Dio e non la metti in pratica e fai secondo la testa del tuo cuore, la caparbietà, sei caparbio, che ho cercato anche il significato. Testardo. O ancora meglio, che pensa e agisce secondo le proprie idee senza tenere conto dei consigli altrui. Ostinato, testardo. C'è uno che se anche ci prova a parlare, appena male, ma un consiglio, prendilo. Anzi, più ce n'è meglio è. Chi fa questo? Cammina secondo la capacità del suo cuore. Qua dice, anche se tu hai bevuto e stai ascoltando la parola di Dio, non la metti in pratica, fai di testa tua, a causa di questo non solo tu ti perdi, ma a causa tua altri che hanno sete non bevono e si perdono, a causa del tuo comportamento, di come agisci, nel modo di parlare, nel modo di fare. Ora vedremo cosa bisogna fare anche nel matrimonio. Ci sono delle condizioni che non è solo qua, viene il pastore, benedice, alleluia, gloria a Dio, sono momenti bellissimi, ma questo, diciamo, sempre è un inizio, non c'è mai una fine, solo quando moriamo possiamo dire che è finito. Cosa dobbiamo fare allora per avere questa pace e mantenerla? La prima cosa, fratelli, la più importante, è quella di accettare e realizzare Cristo come personale Salvatore e Signore. Questo lo sappiamo? Che è la cosa più importante, accettare Cristo come Salvatore. Alcuni si fermano qua. E anche Signore. Signore vuol dire che noi siamo sottomessi alla sua signoria. Quello che lui dice facciamo, noi facciamo di testa nostra. Se tu fai di testa tua, lui non è il tuo Signore. Lo puoi dire con la tua bocca, lui è il Signore. Ma non c'entra questo. Il Signore lo diventa quando tu sei obbediente e sottomesso. Signore vuol dire che tu fai quello che lui ti dice. Lui è il Signore e tu sei il servo, non al contrario. No, Signore, io penso che chi sta... Gesù diceva, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà, ma chi fa la volontà del Padre mio che nei cieli. Quindi Gesù è la prima sorgente, la prima sostanza che ci permette di avere la pace. Infatti in Isaia capitolo 9 versetto 5 è scritto così: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno e anche come principe della pace. La prima cosa che noi abbiamo bisogno di realizzare la pace nel nostro cuore è quella di avere prima Cristo dentro di noi, altrimenti sono chiacchiere. Gli altri vedranno se Cristo non è nella tua vita, da come tratti gli altri, come tratti tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, tua suocera, tuo suocero. Non ce ne sconti qua per nessuno, fratello. Chiacchiere sono chiacchiere. Quando c'è Cristo c'è l'amore ed è pronto a prendersi tutto, è sempre disponibile, è una fonte che non si esaurisce.
non ha problemi qua, il Signore ha problemi solo qua e batte sempre, ti amo, ti amo, ti amo. Fino all'ultimo lui è fedele, anche se noi siamo infedeli. Giovanni capitolo 14 versetto 27, qua Gesù che parla ai suoi discepoli: io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. La pace che dà il Signore non è una pace che ti do la pace fino a che tu mi runi, appena tu non mi dai mi tradisci, mi illudi, io ti lascio. Questa è la pace del mondo, di chi non ha realizzato Cristo. Chi ha realizzato Cristo, anche se viene rinnegato e tradito, ti ama lo stesso. E Gesù ce l'ha dimostrato, e noi dobbiamo amare dello stesso amore. Gesù l'ha detto: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Altro che solo Dio mi ama e solo Dio mi capisce. Fratelli, qua adesso siamo noi che dobbiamo fare le sue veci sulla terra. Gesù ha detto: no, voi vi dovete amare, voi dovete andare a fare il bene. Fratelli, adesso noi abbiamo questa responsabilità, non possiamo dire che è solo Dio, noi dobbiamo essere buoni, noi dobbiamo amare le persone e i nostri fratelli come Cristo ha amato la Chiesa. Un'altra cosa per avere la pace, cos'è, fratelli? Prima Cristo, poi dobbiamo amare un'altra cosa che viene molto trascurata. Dov'è la tua Bibbia? Qualcuno dice: io leggo la Bibbia. Veramente? Se tu la leggi la Bibbia e la metti in pratica, si vede. Ma io dico, qua manca la Bibbia, si legge. Se amo la parola di Dio, le sue rivelazioni, le sue promesse, avremo pace. Secondo Timoteo 3,16, ogni scrittura ispirata è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. La parola di Dio ha di tutto e di più. Ma guardate qua, il Salmo 119, versetto 162, qui Davide che padre dice: gioisco, guardate qua, della tua parola come chi trova un grande bottino. Odio e detesto la menzogna, ma amo la tua legge. Io ti lodo 7 volte al giorno per i tuoi giusti giudizi. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che possa farli cadere. Chi ama la parola di Dio, le leggi di Dio, li metti in pratica, avrà pace. E non c'è nulla che ti può fare cadere. Se tu cadi perché tu non ami la parola di Dio, mi dispiace che dici: è la carne debole. Non è che la carne debole, sei tu che sei sviato. Perché uno che è il Signore e convertito, la carne è morta e non cade più. E noi diciamo che siamo, non siamo arrivati, però lo diciamo, il Signore è la nostra vita. Adesso vive Lui, tante cose non le facciamo più come prima. Il modo di parlare, di vedere, certi peccati, certe concupiscenze, o ancora ci vai da presso. Invece di guardare queste cose, vatti a leggere la parola di Dio, che è la migliore cosa. Fratelli, leggiamo la parola di Dio perché ci dà la pace. Quando Dio ci parla, altro che storie. Un'altra cosa che ci dà la pace, che non dobbiamo trascurare, questo perché lo dico? Affinché il nostro rapporto matrimoniale, cominciato da casa nostra, c'è la pace. Fratelli, un matrimonio che non c'è pace non è un matrimonio, è un inferno. Per questo Dio ci sta parlando in questa sera, perché Lui vuole mettere questi puzzle. Se manca qualche cosa nella tua vita, mettiglielo prima possibile, prima che tutto finisce e la porta si chiude. Un'altra cosa che ci dà la pace, cos'è? Se confidiamo sempre con perseveranza e fermezza nel Signore. Sempre con perseveranza e fermezza, che la Bibbia dice che sarà salvato chi avrà perseverato. Finché siamo in vita, fratelli, non è che una volta salvati siamo salvati, no, dobbiamo perseverare alla salvezza, perché se poi decidiamo liberamente di peccare, la vediamo. Altro che storie. Isaia 26,3, a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi che cosa? La pace. La pace perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Solo chi confida sempre nel Signore, non ad ogni tanto, ha la pace nel cuore. Condizioni, punto. Non possiamo disegnare un po' di sconto? No. Se confidi sempre nel Signore, avrai la pace, sempre. Confidare vuol dire avere fiducia in Lui, fidarsi. E uno che si fida che fa? Come lo vedi uno che ha fiducia in Dio? Fa le cose che Dio gli dice, perché sa che se fa quello, uno che ha fede, fa tutto quello che Dio gli dice, perché sa che è buono. Se tu non lo fai, vuol dire che non ti fidi di Lui, fai di testa tua, sei testardo.
noi invece vogliamo fare le cose con fiducia. Poi un'altra cosa che ci dà la pace, se preghiamo con fede, ringraziandolo Dio prima di aver ricevuto, Filippesi 4,6, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e supplica accompagnate da ringraziamenti. Guardate qua, è la pace di Dio che sovravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. Quando c'è un problema, fratelli, impariamo a portargliele a Lui, impariamo a pregare con fede. Preghi tu? No, per questo c'è l'inferno a casa. Io vengo in chiesa ogni tanto. No, questa non è vita cristiana. I farisei, gli scribi erano molto più avanti, molto di più. Loro pregavano e digiunavano, e Gesù disse ai discepoli: se voi non li superate, non entrerete nel regno dei cieli. Altro che storie. Dio ci ama. Ma chi c'è? Dio ci ama, ma dobbiamo. Gesù ha detto: chi osserva i miei comandamenti mi ama, ma chi non li osserva non mi ama, mi odia. E Gesù lo sapeva chi erano. Alcuni dicevano: noi abbiamo come padre Abramo, alcuni padre Badam. Sto scherzando, Ma tu puoi avere il pastore Salomone, puoi avere tutto chi tocca a voi. Poi Gesù disse a loro: come mai, se voi avete come padre Abramo, vi volete ammazzare? Siete gelosi di me? Siete invidiosi? Io so che vostro padre è il diavolo. E Gesù lo disse: vostro padre è il diavolo. Che lui è il bugiardo. Tu lo vedi una persona quando è da Dio, non dice le bugie. Stiamo attenti, fratelli. E non solo, è anche il padre della menzogna, è anche omicida. E per uccidere un fratello, una sorella, sapete che non ci vuole tanto, vero? Quindi, fratelli, la pace. Avrò pace anche se frequento che cosa? E qua dobbiamo arrivarci tutti. Se frequento il Signore. Lui prima. Poi la chiesa. La comunità. Non sono le quattro mura, è vero, ma comunque la comunità è fatta di quattro mura. La casa del Signore fa parte del piano di Dio, la chiesa sarebbe, come il matrimonio. E sia la famiglia e sia la chiesa l'ha costituita Dio e sono fondamentali, fratelli, affinché noi possiamo andare avanti. Abbiamo bisogno, non da soli. A casa mia mi c'è il Signore. Dio ha stabilito la famiglia, tu senza la famiglia non puoi fare niente, abbiamo bisogno. Come anche nella chiesa, tu non puoi fare a meno dei fratelli. Come i fratelli hanno bisogno anche di te, se uno lo capisce, altrimenti. Perché la comunità? Perché nella comunità si sta insieme ai fratelli, si viene per ascoltare gli insegnamenti, anche per pregare uno per l'altro, per lodare il Signore, per aiutarci, per avere comunione. E questa comunione è vero che non ci salva. Alcuni che fanno in spirituale, a volte ripeto: la chiesa non salva, solo Cristo salva. Io già dico: Cristo è pesso fuori, quindi di nuovo Cristo salva, ma la chiesa Dio l'ha costituita perché abbiamo bisogno, ci aiuta, e anche noi possiamo aiutare quando siamo in comunità anche quelli che hanno di bisogno. Non ci facciamo solo i fatti nostri e pensiamo solamente alle nostre cose. A me basta che c'hai i soldi, basta che sesso, basta che mangio, sesso, soldi e superbia, l'orgoglio della vita. Questo è quello che chiama il marchio della bestia. Sei. Che marchio hai tu? Fratelli, stiamo attenti che in questi ultimi tempi questo marchio il diavolo lo vuole mettere. Ah, senza di questo tu non puoi vivere. Chi l'ha detto? Posso farne anche a meno. Io non posso vivere se non ho il Signore e anche i miei fratelli. La sua parola, amen. La preghiera, questo mi fa avere la pace. Amen. Se voi sapete il segreto che io sono, perché ho la pace, è perché ho questo tipo di relazioni. E questi sono i miei, non dico idoli, diciamo idoli, però che funzionano, che parlano, che ti rispondono. Ageo capitolo 2 versetto 9: la gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo, dice il Signore, io darò la pace, dice il Signore. In questo luogo, Dio parla di un luogo. Ho detto: ma mica che è il luogo,
ma Dio ha stabilito un luogo dove ci possiamo riunire. Alcuni dicono, ma anche se non è fatto di quarto muro, vabbè, si sa che siamo noi. Ma questo non vuol dire che tu non devi venire in chiesa. Perché se tu non vieni in chiesa, siccome qua dice la scrittura che io darò la pace in questo luogo, se tu non vieni, ti perdi una benedizione, la pace. E quindi avrai sempre, invece della pace, l'opposto qual è? A te, che ne sai? Capite d'attesa, no? Nessuno si può avvicinare. Fratelli, guardate che queste cose qua mi capitano anche a me. Se io dovessi trascurare, potrebbe capitare. Non è che è un'abitudine, è una cosa che... Però ogni tanto me lo vuoto, inizio, che è vero, il Signore. Aspetta, anche me lo ricordo ogni tanto. Pum. Dico, fratelli, guardate che la comunità è importante. Non deve essere un'opzionale quando mi sento. Poi c'è quello che dice, sì, ma là c'è quel fratello, là c'è quella sorella, quello mi dà fastidio, quello mi ha fatto una ripicca, mi poteva aiutare, non mi ha aiutato, quello mi ha fatto una cosa, non doveva farla. Qui nella chiesa vengono persone in cui hanno la pace, che anche se vengono ferite e quant'altro, sono sempre disponibili ad amare. Il fatto che ci vedono a noi che ci vogliamo bene in questa chiesa, non è perché ci vedono che siamo perfetti, perché vedono che ci amiamo anche con i nostri difetti. Certamente ci studiamo di migliorarci, se sbagliamo di non farlo più, però questa è la chiesa. Una volta ho detto uno, se trovi una chiesa che è perfetta, ti do un consiglio, non c'è andare, capisci? Perché io so che nessuno è perfetto, quindi se tu trovi una chiesa perfetta, non c'è andare perché la rovini. Avrò anche pace se continuo a operare sempre per il bene. Dio darà a ciascuno secondo anche le sue opere, non solo per grazia, ma Dio, anche se una persona opera, sa fatica, chi lavora, è scritto nella Bibbia, ha diritto a mangiare. Se tu lavori per il Signore, lui ti darà a mangiare la pace, la gioia. Se tu invece lavori per altri dei, mi dispiace, potrei essere anche, potrei avere tutto nella vita, ma la pace non ce l'avrai. Quindi conviene lavorare per Dio, no? Amen. E che salari! E poi non è un datore di lavoro che se noi facciamo 5 ci dà 5, lui, se noi gli diamo 1, lui ci dà 100. Quindi conviene investire, conviene morire per lui, conviene dare, perché ne avremo 100 volte tanto, lui l'ha detto. Romani 2,9, tribolazione, guardate qua, è angoscia sopra ogni uomo che fa il male. Non c'è solo la pace, tribolazione e anche angoscia per chi fa il male, ma gloria, onore e pace a chiunque opera del bene. Sarebbe un Dio ingiusto che farebbe passare la persona che fa male, che ferisce sempre, una persona che magari glielo dice, si comporta in un certo modo, e poi vieni qua, benedetto dal Padre mio. Se uno ha peccato e si pente, sì, ma se no ci sarà tribolazione e angoscia. Quindi, fratelli, queste cose dobbiamo dirle. Cari miei, se non facciamo il bene, non operiamo secondo come Dio dice, non c'è nessuna pace. Gesù disse in Matteo capitolo 5, versetto 9, vediamo chi sono questi che hanno pace. Beati chi? Quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Se noi ci adoperiamo per la pace per gli altri e non siamo di quelli che all'occasione creiamo le divisioni, invece di spegnere, avambata. Oppure sappiamo una situazione di uno, ci abbagniamo, citiamo ligna. Dice, ma ormai che sai, dai, che la carne gli piace, la divisione. Ah, sai che ha fatto quello, sai che ha fatto me, boh. Poi tutti sanno tutti, e io dico, il pastore lo sa sembra l'ultimo, a parte me. Quindi chi si adopera della pace, chi fa opere, quindi cerca di mettere pace, sarà chiamato come figlio di Dio. Se tu ti sei adoperato per la pace, figlio di Dio, e adoperarsi per la pace, fratelli, potete, non è facile spegnere il fuoco. Tante volte noi senza renderci conto lo accendiamo. Anzi, vuole leggere anche questo versetto, domani 12:18, riguardo la pace.
Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciate vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Qua si riferisce a chi? Non ai fratelli, alle persone. Se è possibile, dice. Perché, fratelli, vivere in pace con chi non è cristiano, se è possibile. Paolo capisce. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Lasciate a Dio la sua ira, la vendetta. Voi per adesso cosa dovete fare, visto che è il tempo della grazia? Se il tuo nemico ti fa del male, tu invece di non invitarlo più, o di non venire in una sua occasione di festa, vieni. Non devi stare fuori. O al contrario, se il tuo nemico ti ha fatto male, e qua parliamo della gente del mondo, qua dice: invitalo a pranzo, così tu gli spegni il fuoco e si risolve il problema. Qual è il problema? Un bietto di pasta, basta, casa e melanzane ne fritte. Invece per la Chiesa, il discorso è diverso. Non dice se è possibile. La Chiesa, fratelli, qua non ci sono condizioni. Quando lo dico, questo lo dico anche come coppia. Voi siete frate solo tutte e due, quindi scontri non ce n'è qua, se è possibile. Cosa dice la Chiesa? Prima del Tessalonicesi 5, versetto 12: fratelli vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, vabbè, questo togliamo, e tenendo in grande stima e amare a motivo della loro opera, per qua vivete in pace tra di voi. Qua non dice se è possibile vivete in pace, qua dice vivete in pace. Fra voi non esiste la guerra, la divisione, non esiste, fratelli. Gesù ha preso tutto sul suo corpo, dei due popoli, delle due teste diverse, di due marito e moglie, due capi che erano buoni, li ha uniti, solo lui, un miracolo. Quindi, fratelli, fra noi, fratelli e sorelle, non deve esistere che non c'è pace. La Bibbia dice che prima che il sole che tramonti, se sai che tuo fratello ce l'ha con te, vatti a riconciliare. E poi mi offri il tuo sacrificio. Fratelli, per la Chiesa, pace. Gesù, quando è venuto, pace. Non ha detto se è possibile. Se è possibile per il mondo, ci proviamo, fratelli. Dobbiamo sforzarci. Ma fra di noi, no. Se qualcuno ti ha fatto qualche cosa, fratelli, moglie e marito, io ho detto un discorso che si mi ha fatto vedere, ma io non posso chiudere qua. Mi devo aprire, quindi prendetela ognuno per voi, quello che voi riconoscete che sia giusto. Non sia mai che ci sia una divisione, fratelli. E in questi ultimi tempi guardate che il diavolo, così come vuole dividere i fratelli dentro la Chiesa, che poi chi fa questo, il Signore lo allontana sempre. Così anche nelle coppie. State attenti fra voi due, ma state attenti anche chi vuole seminare discordia. La polvere. Pregate per loro. Uno se può recuperare, se è impossibile, se non sono cristiani, ma se sono fratelli, come ho detto prima. In conclusione diciamo che cosa? Nessuno, quindi, dopo aver udito le parole di questo giuramento, c'è nessuno che ha udito queste parole di questa sera, che bisogna pregare, dobbiamo avere Cristo nella nostra vita, dobbiamo convitare sempre il Signore, dobbiamo pregare, dobbiamo venire in chiesa, che ci sono i fratelli, se vi viene di Spirito Santo, ascoltiamo la parola di Dio, dobbiamo operare bene, dobbiamo adoperarci per la pace. Fratelli, se queste cose non li facciamo, dopo aver udito queste cose, se non li facciamo, non ci illudiamo che ci sarà la pace dentro il nostro cuore e nella nostra famiglia, nella nostra chiesa e anche nella nostra società. Amen. Se proviamo a trascurare queste cose, molti dicono: niente, niente, nessuno si illuda. Perché casomai che mi succede se io faccio di testa mia? Che verrei deluso. E direi ancora peggio, non da un uomo, da una donna, da un ragazzo, da una ragazza. Sarai deluso da Dio stesso, che in quel giorno ti dirà: io a te non ti conosco. Signore, come? Io tanto anche venivo in chiesa, mi sforzavo, non ti conosco a te. Fratelli, stiamo molto attenti,
vogliamo avere un rapporto con Dio di intimità vera, perché quando questo succede, fratelli, nel nostro rapporto matrimoniale, prima di tutto regna la pace. Questo è il segreto, fratelli. Se volete una famiglia benedetta, piena di pace, noi sappiamo che la pace è anche un frutto dello Spirito Santo: gioia, pace, allegrezza, mansuetudine, autocontrollo. Quindi, se noi viviamo un rapporto con Dio vero, si manifesta, se no, altrimenti, fratelli, quello che stiamo vivendo, se non si manifesta, è solamente religiosità. Fino a un certo punto, fino a dove mi conviene. Fratelli, buttiamoci in queste verità, in questi giuramenti che il Signore ci ha fatto, che se noi ci disponiamo, Lui ce l'ha giurato, Lui ce l'ha promesso, che avremo pace. Amen. Non penso che sia difficile. In Isaia 48, 22 c'è scritto che non c'è pace per gli empi, dice il Signore. Sapete chi sono gli empi? Gli empi sono quelli che verranno digettati se non si convertono. Sono addirittura non i peccatori, che per quelli c'è più speranza. Gesù diceva ai farisei, che erano ipocriti, cioè voi con la vostra ipocrisia che mostrate una religiosità, invece poi dopo non lo siete, perché poi l'albero siete dei frutti, dal comportamento, voi serate la porta a quelli che vorrebbero entrare. Quindi il problema non sono i peccatori, quello è più facile che si converte. Se tu gli dimostri un po' di amore, senza giudicarli, come abbiamo sentito ultimamente nella testimonianza, non li giudichiamo, piuttosto giudichiamo noi stessi. Ma qua stiamo attenti ancora di più, fratelli, che è scritto che non c'è pace per gli empi. Gli empi nella Bibbia sono coloro, non i peccatori, sono quelli che ascoltano la parola di Dio e a volte vengono anche in chiesa, tanto pregano così, ma non la mettono in pratica e non c'è pace. Quindi se tu non hai avuto pace nella tua vita, ti sei sentito male, nel tuo rapporto con tua moglie, con i tuoi figli, un problema non erano perché ti mancavano quelle cose, è perché ti mancavano queste cose. E finché tu non rompi il tuo cuore nella preghiera, nella parola, stando insieme ai fratelli, non cresci e non porti frutto. Penso che è stata chiara oggi la parola di questa sera, che qua concludo. Fratelli, guardiamoci bene di questi punti, per quanto sono la preghiera, la parola, stare insieme con i fratelni, fare pace, adoperarci per fare il bene. Fratelli, facciamo in modo che queste cose funzionino nella nostra vita, e questi permetteranno la pace di regnare nel nostro cuore. Amen. 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 Vogliamo alzarci da in piedi.